La quadratura del cerchio, soluzioni per un'economia circolare e di filiera, è il progetto presentato da Camera di Commercio Marche ed Unicam in collaborazione con Ecocerved, la società che per il sistema delle Camere di Commercio italiane si occupa di servizi ambientali. Il progetto, presentato a Camerino presso il centro di ricerca Unicam CIP, acronimo di Chemistry Interdisciplinary Project, consiste in nuove attività improntate a stimolare tra le PMI marchigiane percorsi di economia circolare capaci di mantenere la competitività delle imprese, facendo quadrato in filiera e realizzando azioni ambientali non di facciata. Sono intervenuti alla presentazione del progetto, suggellata con la firma della convenzione tra il presidente di Camera Marche Gino Sabatini ed il rettore Unicam Claudio Pettinari, il presidente dell'Albo Gestori e Ambientali Marche Giorgio Menichelli, il referente Ecocerved Daniele Bucci, i docenti Unicam Rita Giovannetti e Francesco Balducci. Beh, sicuramente siete un po' meravigliate come mai una Camera di Commercio come la nostra, delle Marche, entra a pieno titolo con un sistema universitario, con le nostre strutture nazionali sul tema della sostenibilità. Crediamo fortemente che noi abbiamo delle aziende sul territorio marchigiano che già sono dentro questo meccanismo del recupero degli scarti, come del green, come delle nuove tecnologie che possano impattare positivamente sull'ambiente. Avvalora questa nostra scelta anche l'ultima azione del Parlamento proprio per mettere in Costituzione la salvaguardia del nostro ambiente. Perciò ecco, oggi più che mai con l'Università di Camerino vorremmo creare quell'humus importante di conoscenza del tessuto imprenditoriale marchigiano che riesce a lavorare su questo sistema del riciclo, del recupero e della sostenibilità ambientale. Senza tralasciare le nostre strutture nazionali, come la nostra struttura importante, come l'Albo Gestori Ambientali, con il presidente Menichelli, che all'interno del suo ruolo ha la gestione di tutte quante quelle aziende sul riciclo. Oltre questo utilizzeremo l'Ecocerved, oltre questo utilizzeremo tutte quelle piattaforme che l'Union Camere, grazie al ruolo che riveste a Roma, potrà metterci in campo. Come avete visto sulla stampa ultimamente, delle aziende sono uscite con i loro prodotti sul recupero, sul ripristinare, diciamo, degli scarti di alcuni materiali su delle nuove produzioni che noi potremo utilizzare e mettere sul mercato e creare anche forza lavoro. Su questo lavoreremo anche con i nostri parlamentari perché la normativa di legge tra riciclo e diciamo, scarto è molto labile. Molte volte l'imprenditore viene portato più a utilizzare lo scarto che il riciclo perché la normativa è troppo impattante. Siamo riusciti, grazie al lavoro del mondo politico marchigiano, a avere la possibilità che i buyer esteri che non hanno il vaccino riconosciuto dalla comunità europea potessero entrare nelle nostre fiere, nei nostri incoming, nei nostri diciamo, lavori con gli imprenditori, i vari buyer russi, cinesi o di altri territori che non hanno il vaccino, siamo riusciti a farli entrare grazie al supporto della parte politica regionale, che ringrazio. Dall'onorevole Lucendini all'onorevole Albano e a tutti quelli che si sono mossi a Roma su questo. Oggi ci metteremo in campo anche a far sì che gli imprenditori possano avere insieme alle associazioni di categoria, questo lo faremo, un modus operandi chiaro che tra scarto e riciclo conviene essere sul riciclo. La normativa di legge deve tutelare al massimo quegli imprenditori, quelle imprese che vogliono dagli scarti rendersi, diciamo, attori principali su una green economy, su un'economia circolare a 360 gradi. La dobbiamo favorire con dei finanziamenti, con degli investimenti, ma la dobbiamo favorire anche con una normativa e una semplificazione importante, altrimenti il rischio per un imprenditore è molto alto entrare sul recupero degli scarti, mentre è più semplice utilizzarlo come scarti. E lì perderemo veramente una fetta di economia importante, ma perderemo anche la possibilità di poter entrare veramente
attivamente in questo processo che nel 2030 dovremo mettere in campo per i nuovi dati che ci hanno dato l'Europa sull'economia e sulla sostenibilità del nostro ambiente. Ringrazio la Camera di Commercio, Union Camere, per averci identificato come possibili partner per un progetto come questo, che è un progetto che potrà veramente lasciare il segno, e siamo certi che lascerà il segno perché lo vediamo quasi tutti i giorni. Oramai i rifiuti, materiali di scarto stanno diventando un problema, materie prime mancano, e allora dopo un'analisi attenta di quelli che sono appunto i rifiuti delle principali aziende di questo territorio, ma non solamente delle principali, un po' di tutte le aziende di questo territorio, dopo un'analisi condotta con metodologie scientifiche, passeremo ad una fase importante: che cosa fare di questi rifiuti, che cosa farci. È possibile immaginare per loro una seconda vita, è possibile utilizzarli per qualcosa di diverso, e quindi creare delle filiere ideali, delle filiere fra le imprese che appunto scartano magari determinati materiali o hanno un certo tipo di rifiuto, che possono poi essere utilizzati, rifiuti che possono essere utilizzati da altre imprese. Per far questo c'è bisogno di analizzare scientificamente il rifiuto, capire quelle che ne sono le potenzialità e immaginare appunto un secondo, un terzo uso e così via. Allora, quello che è importante in questo caso, quindi l'analisi è condotta dai nostri ricercatori su un'analisi precedente che avrà condotto magari qualche ente tipo Ecocerved, che ha già analizzato i rifiuti prodotti dalle nostre imprese, dalle imprese marchigiane. Poi però c'è anche il fatto che potremo essere una sorta di modello, di ente formatore anche per quelle imprese che non parteciperanno direttamente al progetto. Immaginate che una filiera abbia un grande successo e che questo lo si possa raccontare bene alla nazione. Bene, le imprese potranno seguire l'esempio, potranno mettere in campo quelle che sono le strategie per ridurre ancora una volta, diciamo, l'inquinamento del nostro pianeta. Uno dei problemi oggi è esattamente quello di ridurre la CO2. È qualcosa di cui sentiamo parlare tutti i giorni. Per far questo dobbiamo sicuramente diminuire i consumi, diminuire gli scarti, diminuire i rifiuti e immaginare che alcuni dei materiali che stiamo producendo possano essere fatti con, diciamo, impatto zero. Questo entro il breve tempo possibile.